alla pista di pattinaggio. Questo brano ha una particolarità che è un pochino rara da trovare. La mano sinistra suona una parte più importante della mano destra. Quindi è giusto che la mano sinistra si senta di più e che invece la mano destra sia suonata in modo più leggero. E questo si capisce anche perché suonando le note della mano sinistra unite e legate, viene fuori la melodia, mentre la destra ha semplicemente un piccolo accompagnamento fatto con delle note che sono staccate. La melodia della sinistra è facile da capire. Questa è la parte importante. La mano destra ha soltanto delle note, due per volta, che sono suonate leggere e staccate. Quindi proviamo a vedere i primi due righi, che sono quelli un po' più semplici. Questa parte, la mano sinistra si deve spostare sul La, dove prima aveva il numero 3, mette il pollice, quindi la mano si muove e la destra deve anche lei spostarsi, entrare un po' dentro ai tasti neri perché con il pollice deve suonare il Do diesis. La destra deve suonare insieme Do diesis e Sol, quindi il Do sul tasto nero e non su quello bianco e il Sol sul tasto bianco. Dopo le prime due volte, la destra ritorna sui tasti bianchi. Quindi, ripeto. A questo punto, per il quarto rigo, la mano sinistra ritorna con il dito numero 3 sul La, come era prima. E c'è a questo punto un piccolo intreccio dei pollici. Perché la mano sinistra dovrà suonare il Re con il suo pollice e la mano destra suonerà contemporaneamente il Do e il Fa diesis, il Do con il pollice e il Fa diesis con il numero 4, queste note qua. Quindi cosa succede? La mano sinistra passa sotto al pollice della mano destra e la mano destra rimane un pochino più sollevata per facilitare questo passaggio. Quindi, anche in questo caso, dopo che la destra per due volte ha fatto queste note sui tasti neri, ritorna sui tasti bianchi. Lo ripeto, c'è questo piccolo intreccio. I due righi successivi sono esattamente uguali al primo e al secondo, per cui si suonano a questo punto senza troppe difficoltà. Ultimi due righi. Abbiamo di nuovo il pollice della sinistra che si sposta sul La e ancora la mano destra che ritorna sul Do diesis. Quindi con il pollice sul Do diesis e il 4 oppure il 5, a seconda di quello che vi fa più comodo, sul Sol. E la mano sinistra suona La, Mi, Re, Mi, Fa. A questo punto, dopo aver suonato il Fa, viene ripetuto nuovamente lo stesso Fa, ma con il dito numero 4, perché poi la mano sinistra ha bisogno di fare un piccolo salto e arrivare fino a questa nota qua.
E muoversi in questo modo permette alla mano sinistra di avvicinarsi a questa nota che è comunque un po' lontana. Quindi la mano sinistra deve fare questo piccolo salto. Re, mi, fa, fa, sol, la, mi. La mano destra ha le sue note, tasto nero sul do diesis e tasto bianco sul sol. Dopo torna sul re e fa. Nel momento in cui arriva la sinistra per suonare il mi, la mano destra le lascia un po' di spazio. Quindi, ripeto questi ultimi due righi di seguito. Non dobbiamo confondere le situazioni diverse, dove abbiamo il tasto nero sul Do diesis o invece il tasto nero sul Fa diesis. Sono due cose diverse. Abbiamo il Do diesis e il Sol nel terzo rigo e nel settimo rigo. Invece nel quarto rigo abbiamo il Do naturale sul tasto bianco e il Fa diesis. Non dobbiamo confondere queste due cose, altrimenti suona male, diventa un po' stonato. Ripeto tutto dall'inizio.